appuntamento settimanale Lingua Drama, un programma dedicato esclusivamente all'apprendimento della lingua e della cultura italiana. Oggi con noi abbiamo un ospite veramente speciale, il cantante rapper Terrone. Un applauso ragazzi! Come sapete tutti, Terrone sta lanciando il suo ultimo CD intitolato Una vita perduta. Allora Terrone, grazie per essere oggi con noi. Ti diamo il benvenuto. Grazie, grazie. Allora, vediamo che cosa... Sappiamo tutto sulla tua carriera, ma sappiamo pochissimo della tua vita. Che cosa ti piace fare nel tuo tempo libero? Nel mio tempo libero mi piace stare a casa, non stare da solo perché sempre sono una vita molto pubblica, quindi quando posso avere qualcosa qualche volta privato, mi piace moltissimo, e qualche volta guardo la TV, oppure sto con il mio cane. Quindi, come ci hai detto, viaggi moltissimo e quindi trovi ancora del tempo per uscire con gli amici oppure quando hai del tempo libero preferisci che vengano loro da te? Mi piace uscire con gli amici, ma è un po' difficile perché... Sei occupatissimo, tutti mi riconosco, sempre. Quando posso, mi piace trovare un ristorante in un posto privato, solo con i miei amici, così è un po' più normale, nel senso che non ci sono altri clienti che mi conoscono sempre. Sei sempre a chiedere l'autografo, benissimo. Senti, e hai anche un pochino di tempo per leggere, non so, giornali, riviste, fumetti? Sì, qualche volta. Non mi piace leggere tantissimi giornali perché ci sono articoli di io, oppure... Vedere che cosa dicono di te, eh? Mi piace leggere, sì. Mi piace leggere qualche libro che mi interessano. Senti, so che questa forse è una domanda scontata perché sei un musicista, ma ascolti musica? Sì. È importante per un musicista come me ascoltare la musica per trovare e per ascoltare l'altro genere di musica. Musica che cambia sempre. Io mi piace cambiare la musica e che cosa io faccio. Quando io faccio qualche nuova canzone, è importante cambiare la musica. Senti, cambiamo, sì, tantissimi, cambiamo argomento completamente. Parliamo di sport. Ah, sport, va bene. Ti consideri una persona sportiva? Sì, ma preferisco guardare la televisione, ma quando posso fare un palestra, sì, gioco il calcio con i miei amici quando posso. Nella nazionale cantanti. Sì. So che sei bravissimo, fai sempre un sacco di gol. Esatto, sì, sempre. Senti, allora, un'ultima domanda. Qual è la tua vacanza ideale e chi porteresti o non porteresti? La vacanza ideale è rimanere in Sud Calabria, dove io e la mia famiglia, c'è la spiaggia che è bellissima. Bellissima, mi piace molto andarci. Benissimo, allora carissimi telespettatori, siamo arrivati alla conclusione del nostro programma. Un caro saluto al nostro ospite Terrone e in bocca al lupo per il tuo nuovo CD. Ciao.